aspetta un attimo. Sì, sì. Ok. Sono uno. Ecco. Buongiorno, benvenuti a tutti. Siamo qui a questo nuovo appuntamento del Festival Francescano. Vi ricordo a nome dell'organizzazione del festival, come sapete, che gli eventi sono tutti gratuiti e da sempre, però il festival ha bisogno del nostro aiuto, si sostiene con le nostre offerte ed è possibile fare una donazione all'InfoPoint oppure al Caffè col Francescano che trovate nella Piazza del Nettuno. Ringraziamo per questo evento le edizioni Frate Indovino, una realtà dei frati Cappuccini che ha permesso di realizzare questo momento. Il calendario di Frate Indovino mantiene dal 1946 inalterato il suo fascino e, come sempre, basato sulla saggezza in pillole. Come ogni anno, torniamo attraverso il nostro calendario a portare una nuova fiducia, la speranza che viene dal Vangelo, con un sorriso e una buona parola, a stimolare la reciprocità, la gioia del dono. Con quanto raccolto, infatti, sosteniamo le opere di evangelizzazione e le attività sociali dei frati Cappuccini in Italia e nel mondo. Quest'anno il calendario è dedicato all'inesauribile tesoro della sapienza offertoci dalle parabole del Vangelo. Le parabole indicano all'uomo la via maestra per trovare Gesù e possono diventare guida alla costruzione di una nuova civiltà, di un mondo dove ci si prenda cura l'uno dell'altro e dove sia centrale il perseguimento del bene comune. Proprio il trovare Gesù è quindi la perla preziosa. Ecco, allora lasciamoci guidare anche quest'anno dalla sapienza delle letture in compagnia di Frate Indovino. Ora non mi resta che presentare il nostro ospite e abbiamo l'onore di avere con noi il professor Paolo Crepé. È psichiatra, sociologo, educatore e saggista. Ha vissuto e lavorato per anni all'estero, in India, in Danimarca, nel Regno Unito, in Germania, in Svizzera, nella Repubblica Ceca. Insegna a Toronto, Rio de Janeiro e presso il Centro Studi Europei di Harvard. Decide poi di tornare in Italia, a Roma, per collaborare con Franco Basaglia. È spesso ospite in televisione, divulgatore e opinionista in moltissime trasmissioni, in particolare su tematiche pertinenti all'ambito della famiglia, dei giovani e del disagio sociale. Ricordiamo tra le sue ultime pubblicazioni Lezioni di sogni, un metodo educativo ritrovato, Mondadori 2022 e La fragilità del bene, Einaudi 2021. Il professor Crepé è convinto che la psichiatria abbia più legami con l'arte che con altro e che essa stessa sia un'arte, quella di rimuovere gli ostacoli alla felicità, la dimensione cui l'essere umano tende per tutta la vita. E la luna, da sempre casa dei sogni, in questo c'entra moltissimo. Quindi ringraziamo il professore per la sua disponibilità e lascio a lui la parola e buon ascolto a tutti voi. Grazie. Funziona? Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie. Sarò breve perché credo che dovrete andare a pranzo. Siete stanchi. Allora, comincio con una cosa di un uomo che ho sempre letto con grande curiosità e amore. Quest'uomo è Charles Bukowski. Dice: l'anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci, soprattutto perché provi un senso di benessere quando gli stai vicino. Questa è, in altre parole, una frase formidabile che dice che la libertà è terapeutica, la libertà fa bene. Però se fa bene c'è da chiedersi se noi davvero l'amiamo la libertà, perché la libertà è anche e soprattutto lasciare che ognuno di noi pensi come crede, come vuole.
E invece non so se è esattamente così. Io ho sentito dire molte volte, ma ultimamente ancora più con forza, una cosa che faccio molta fatica a capire, cioè una sorta di elogio della normalità. Io non capisco, cioè non capisco cosa voglia dire, perché io la normalità non la conosco, non credo che ci sia, e se c'è è una gran brutta roba. Ma scusate, se voi adesso andate a mangiarvi un piatto di tagliatelle in un posto che conoscete, poi se incontrate degli amici che vi chiedono com'è quel posto là, come si mangia, e voi rispondete normale, no, è un'offesa per quella trattoria, per quel ragù, per quelle tagliatelle, un'offesa generale. Se uno si innamora e poi esce con gli amici e dice oh, com'è quella donna? Normale. Ma capite? Ma dove sono fuggiti i neuroni? Questo è un attacco alla libertà. È l'odio per la libertà. Qui c'è un mio vecchio amico Gianni, non so se lui se lo ricorda, ma quando eravamo giovani avevamo un amico che si chiamava, spero, anzi si continui a chiamare, Otto, tedesco, di Berlino precisamente. Otto era più grande di me, era figlio di un padre ebreo, scappato ovviamente, per le questioni che conoscete, prima della guerra, e la madre, che non era ebrea, era potuta rimanere con questo bambino. Passa l'orrore della guerra, arriva la liberazione, e loro stanno dalla parte di Berlino che viene liberata dall'Armata Rossa. La madre in realtà non sapeva che differenza ci fosse tra i liberatori, l'importante è che ci arrivasse la fine di quella guerra, la fine di quelle tribolazioni, di quegli eccidi. E una mattina bussa alla porta un drappello di soldati, c'era un ufficiale che sale fin sul pianerottolo, la madre trepidante apre perché non poteva far altro, quest'uomo parla un po' tedesco, entra nella sala, si guarda intorno, vede una vetrina, chiede alla madre le chiavi e una forbice. Poi chiama il bambino, Otto, apre quella vetrina dove c'era tutta la collezione di soldatini di piombo che il padre aveva lasciato. Ne prende uno a uno e gli taglia la testa con le forbici. Poi ripone le forbici e dice al bambino, adesso siamo tutti uguali. Questo è l'orrore. L'orrore è contro l'umanità. Noi siamo unici, non siamo uguali. Uno uguale a uno, l'ha detto qualcuno che non so dove sia andato a finire, però l'ha detta grossa. Uno uguale a uno, non lo so. Io tra qualche giorno vado a sentire una mia amica che si chiama Beatrice Rana, andate a sentire se vi piace la musica. È una pianista che ha poco più di 30 anni, è straordinaria, strepitosa. Perché dobbiamo dire che è uguale a qualcun altro? Ha cominciato a 4 anni a suonare il pianoforte, è diventata una degli artisti più invitati all'estero. Ma perché dobbiamo dire queste cose? A favore di chi? Perché non ci piacciono i colori? Perché non ci piace essere noi stessi? Perché questa cosa dobbiamo affidarla a qualcun altro? Eppure lo facciamo tutti i giorni. Adesso sono arrivati gli influencer, capite? Gli influencer. Cioè,
una donna o un ragazzo, una ragazza, io non so chi, non me ne importa niente di chi è il nome, il cognome, che si alza la mattina e mi deve dire a me di che colore devo mettere i pantaloni, ma come si permette? Ma io non lo so, cioè ci manca anche che uno mi dice mettiti, no, questo lo fanno, l'avrete letto, in Cina, perché è stata messa una divisa in cui uomini e le donne devono vestire. Ma questo è un regime. Cosa c'entra con la democrazia? Cosa c'entra? Cosa c'entra con la libertà delle persone? Ma noi siamo arrivati al 2023 per condividere, perché di fatto è quello che facciamo, condividere, perché scusate ma la bilancia commerciale pende molto di là, vero? Perché finché scherziamo, poi quando c'è da fare gli affari i regimi diventano meraviglie, no? E chi se ne frega se quando arrivi in un aeroporto a Pechino o a Shanghai o dove diavolo arrivi, ti fanno un quadretto che tutta la polizia, tutti qua, ognuno sa chi sei, chi non sei, bravam, 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 bravam. Ma se io volessi essere nessuno, se io volessi vivere del mio anonimato, perché questa è la libertà che abbiamo conquistato. La libertà di potersi fare due passi per i vicoli qua dietro e non essere riconosciuto, non essere guardato, non essere giudicato. Questa è una grande libertà. Ci abbiamo messo secoli per riuscire a far questo. E adesso ci abbiamo dei dubbi. Beh, qualche dubbio ce l'abbiamo, visto il successo del generale in libreria. Lui sicuramente ama le cose replicate perché i soldati sono vestiti tutti uguali, giusto o sbaglio? Si chiama divisa. A me non è mai piaciuta la divisa, però evidentemente va di moda. Beh, io tra la moda e lo stile preferisco lo stile. La moda la segui, lo stile lo fai, sei tu, è la tua musica. Sono le tue scelte di lettura, ti piace andare in montagna o al mare, è uno stile che risponde alla nostra unicità. E perché dobbiamo avere paura di questo? Quest'estate, all'inizio dell'estate, 5 università americane hanno decretato. Finalmente, se lo dicono le università americane, finalmente ci crediamo. Veramente io l'avevo scritto 7-8 libri fa, ma non importa. Io avevo detto e scritto che l'uso intensivo della tecnologia digitale produce un rischio sui bambini di tipo cognitivo, relazionale ed emotivo. Adesso le università americane hanno detto così, cioè la differenza che c'è tra un bambino che disegna a mano libera, si dice, beh, sentite l'italiano, a mano libera, che rievoca la libertà, giusto? Cioè la mano va dove vuole, sarebbe dire, no? E infatti le grafie le studiano proprio perché sono diverse. Se ognuno di noi scrivesse nella stessa identica maniera non ci sarebbero i grafologi. Non è che ce la facciamo. Su, hop, hop. Ah, mamma mia, a me fa venire un nervoso sta roba che non prendiamo più matite, fogli, pitture, niente, facciamo scroll. L'ho visto due sere fa, sono andato a fare una conferenza a Torino, c'era un gran parco, purtroppo c'erano dei genitori terrificanti da paura, che avevano preso un bambino che, non so, aveva 3 anni, forse, e per farlo star buono gli hanno messo una roba, no? Con i pixel, e sto povero mononeuronico, perché di più non potrà produrre il suo cervello, fa così. Quindi non esprime. Chiaro? Chiara la differenza? Cioè, se tu disegni quello che tu senti di dover disegnare, usi tu i colori.
C'è stato il più grande teorico della teoria del colore, che insegnava al Bauhaus a Zurigo, perché Bauhaus tedesco, i nazisti ovviamente l'hanno proibito, perché qualsiasi forma di diversità i regimi la proibiscono. E quindi si spostarono a Zurigo, che era una zona abbastanza tranquilla per loro. Questo signore faceva, me l'ha detto un suo grandissimo allievo, faceva fare una cosa ai ragazzi molto interessante. Dava un grande foglio, tutti i ragazzi e le ragazze avevano colori a disposizione, e poi diceva: adesso usate solo i colori che vi piacciono, proprio quelli che belli, che secondo voi sono imperdibili, usate solo quelli, bene? E questi fanno tutto quello che devono fare, non so se con l'acquarello o con qualche altra tecnica, e poi consegnano. Poi passa un po' di tempo, perché il cervello in qualche modo si riassetti un po', e poi rifà la stessa cosa e dice: adesso usate solo i colori che odiate, che non potete vedere. Sembra un esercizio banale, non lo è affatto, vi si allarga la mente. Prendi il primo disegno e il secondo disegno e capisci chi sei. Non il primo e basta e non il secondo e basta, ma il confronto è più largo della vostra mente. Ecco cosa dovrebbe fare una maestra minimamente capace. Minimamente capace. Non scelta con un algoritmo. Io non so come siete messi qua in regione, ma ci sono delle regioni in Italia in cui gli insegnanti vengono scelti con l'algoritmo. Vi dirò di più, ci sono degli insegnanti di sostegno, udite udite, scelti con l'algoritmo. Questo è una cosa orrenda, questo è un diritto negato, è un crimine di pace. Perché un bambino e una bambina hanno già diritto ad avere una persona splendida davanti, una persona comunicativa, empatica, carina, che sorride, non che pensa quando va in pensione. E un bambino in difficoltà ha ancor più bisogno di quel legame, giusto? E noi cosa facciamo? E lo fate anche qui, è inutile che fate gli spiritosi. Anche qui lo fate, che arriva una prima maestra e poi a Natale si cambia e poi a Carnevale si cambia ancora e poi a Pasqua si cambia ancora, ne cambiate, lo so, perché mi scrivono le mamme disperate, ne cambiano 3-4 in un anno, costringendo quel bimbo e bimba a rinnovare quella cosa che si chiama attaccamento, che è come la vongola con lo scoglio. È formidabile per non scivolare, ma a noi non ce ne importa niente di tutto questo, perché sennò sarebbe legge. Noi facciamo delle cose e vengo alla vostra meravigliosa regione. Io sono andato perché ho un'età, quindi ogni tanto mi chiamano a inaugurare una scuola. Secondo me lo fanno perché dice: quest'anno c'è. Può darsi che l'anno prossimo non ce la faccia, e quindi meglio prenderlo subito, anche se dice cose strane, però va bene, usiamole. Quindi mi hanno portato, c'era la banda, c'era tutta una scuola meravigliosa, e quello che aveva costruito questa cosa mi dice se voglio fare un giretto prima che arrivi tutta la gente. Naturalmente dico di sì, brabam, giriamo, tutto bellissimo, lui era tutto contento di dire: guarda che qua non abbiamo fatto nessuna cosa, abbiamo speso tutti i soldi giusti, i materiali di prima scelta, guardi per esempio, ed eravamo in una grande sala, questo pavimento, dico: bello, lo sa che questo è antitrauma? In che senso? Cioè, capite adesso, fate conto di essere su un altro pianeta, non a Bologna. Ma cosa stiamo facendo? Insegnando che un bambino non deve cadere, deve rimbalzare.
Ma perché vogliamo così? Questa, sapete come si chiama? Pedofobia. Odio nei confronti dei bambini e delle bambine. Perché un bambino deve poter cadere, pensa un po'. E non deve rimbalzare per niente. Ma voi avete delle case antitrauma? Ma voi dove vivete? In una casa antitrauma che se scivoli nel bagno fai bing, fate così? Ma io dico, ma ancora un'idea ce l'abbiamo? Chi è che si batte contro queste cose? Ve lo dico io, nessuno. È ovvio, anzi, l'hanno detto anche i comuni, perché c'è, poveretto, ho incontrato anche un sindaco che si è preso una denuncia perché ha messo nel parco uno scivolo, attenzione, pericolo mortale. Già un genitore che mette un bambino su uno scivolo, siamo al limite, perché non deve scivolare. E se questo scivolo ci deve essere tutto un tappetino antitrauma. Ma voi, scusate, per andare in bicicletta bisognerà cadere dalla bicicletta, no? No? E infatti questa idea spaventosa, che è la seconda cosa di cui volevo parlare, che è la cultura dell'anestesia. Noi siamo entrati con tutti e due i piedi dentro questa cosa. Cioè, una cosa che dice uno psichiatra americano che si chiama Morris, lui dice: gli americani, potremmo dire anche gli europei di oggi, appartengono probabilmente alla prima generazione sulla Terra che considera un'esistenza priva di dolore come una sorta di diritto costituzionale. La sofferenza è uno scandalo. Questo è dove noi vogliamo approdare. Che vuol dire? Togliamo tutta la fatica, togliamo gli sforzi, togliamo il sudore, togliamo la frustrazione, togliamo tutto. Dai, forza! Dai, togliamo i voti, perché sennò gli viene uno sturbo. No, allora gli mettiamo un giudizio che neanche Cacciari riesce a capire bene. Dice: sei stato promosso o bocciato? Boh, non si sa. Ci metterò qualche anno per capire se quella volta... Ma abbiamo paura di noi. A Bolzano, che per fortuna sono in autonomia, un assessore ha voluto una legge che si va... Lì c'hanno ancora i voti, però non si può andare sotto il 4. Io in una, c'era una cosa alla radio, mi ha fatto molto piacere parlare con questo signore, credo giovane dalla voce, e gli ho detto: ma perché? Perché sotto il 4 no? Perché dopo succedono i problemi. Ma quali problemi? Io sotto il 4 ci sono andato una quantità di volte mostruosa. Io volevo andare sotto il 4, era un piacere. Secondo me era anche sexy. Non era male andare sotto il 4, piuttosto che stare sul meno 6, meno meno, no, voto pornografico, che piace moltissimo la scuola italiana. 6, meno meno è perfetta, non sei di niente, né, no, no, niente, né carne né pesce. Cosa sei? La mediocrità fatta voto. Oh, finalmente così non ricorre al TAR, perché anche questo TAR regionale è pieno di gente che si chiama papà o mamma che ricorre al TAR perché il figlio è stato bocciato. Ma è una roba inimmaginabile. Ma di cosa avete paura? Ma io non lo so. Ero quest'estate, io faccio le piazze, faccio come i venditori ambulanti più o meno, solo che invece che mutande parlo, però il resto è uguale. Ero in una gran piazza vicino a Pesaro, bellissimo, un'estate meravigliosa, in cui dicevo questa roba qua. Era appena finito l'anno scolastico, dico: sarete contenti che il 99,9% dei ragazzi e delle ragazze sono stati promossi alla maturità. Anche qui, contentissimi, giusto? Meraviglioso. E io ho detto: io invece vorrei
chissà mai, da una piazza all'altra, incontrare un ragazzo o una ragazza che appartiene a quello 0,1%. Mi piacerebbe sapere e chiedergli: ma come hai fatto? Cioè, ci vuole del talento. 0,1%. Vabbè, finita là, qualche applausino. Scappo via perché dopo alla fine io mi stanco e vedo due ragazzi che mi inseguono e io accelero, questi accelerano, dico: oddio, vorranno un selfie? No. Dice: si fermi. Ero in due. Dice: io e questo mio amico qua volevamo dirle una cosa, prego. Siamo i due bocciati. Oh, ma allora esistete, ma siete straordinari. Vi hanno fatto una targa dove abitate, il comune. Qui dorme l'unico bocciato delle Marche che non ha ricorso al TAR, essendo sano mentalmente. Lui, il padre, la madre, anche la nonna, erano vivaci, non sto usando ironia, erano molto interessanti. Se io avessi conosciuto uno da mezzo, da mediocrazia, come piace oggi, la mediocrazia di gran moda, non farti vedere, non ti far notare, di banalità, no? Se proprio devi dire una cosa, dilla anonima a mezzanotte sullo schermo, no? Fai il leone della notte e poi ti firmi Cipollina 27. Questo è il massimo del coraggio del 2023, bellissimo anche questo. Questi ragazzi hanno esercitato un loro diritto, secondo me, che è anche quello della trasgressione. Ma se non trasgredisci in età evolutiva, quando trasgredisci? A 70 anni pure peggio. Pensare è trasgressivo. È un'operazione molto trasgressiva. Infatti oggi c'era una signora, un intellettuale americana, che diceva: prima di parlare pensaci e prima di pensarci leggi. Ecco, queste ultime due parti forse ce le siamo dimenticate. E io credo che dobbiamo leggere, informarci, cercare di capire un mondo complicato, molto complicato. Io sono molto interessato a ciò che dicono i ragazzi, ma questo non vuol dire che sono d'accordo. Io non penso che la vita sia una toilettatura per cani dove ci dobbiamo sempre pettinare per il verso del pelo. Secondo me no, assolutamente no. L'altro giorno mi è capitato una cena dove c'erano dei signori, alcuni dei quali non conoscevo, e a un certo punto, non so perché, è venuto fuori il nome di una band inglese che adesso non suona più, però sono ancora molto giovani quelli che suonavano. E quando si è nominato questa band, un padre e una madre: ah, certo, quelli hanno suonato allo stadio tal dei tali e noi abbiamo portato la nostra figlia di 13 anni. E io mi chiedo: ma perché? Sapete perché? Perché lei lo ha chiesto. La bambina di 13 anni ha chiesto di andare al concerto. E noi cosa siamo? Dei servitori. Siamo schiavi. Quindi dobbiamo subito mettere in moto la macchina e portarli allo stadio, possibilmente travestiti da adolescenti. Per cui tu c'hai la mamma di 45 che fa così, col jeans tagliato, e questa ragazzina dirà: ma dove sono io? A mia mamma i Beatles non piacevano, a me sì. Adesso ai genitori piacciono i Maneskin. C'è qualcosa che non va. Abbiamo fatto un risotto misto di tutte le generazioni, non abbiamo più ruoli, perché a forza di fare gli amichetti travestiti da adolescenti, alla fine non si capisce più niente chi deve dire una cosa e chi non la deve fare.
Ma è ovvio che ci sia un adesso mi daranno del fascista, adesso, un, due, tre, pronti, via. Perché secondo me il voto in condotta mi sembra ovvio. Mi sembra ovvio. Ma scusate, hanno sparato ad una professoressa e hanno preso 9 in condotta. Se l'ammazzavano, quanto gli davano? 12? No, perché bisogna ammazzarla, no? E ti prendi il massimo della storia. Poi, udite, brrrr, è intervenuto niente po' di meno che il ministro dell'istruzione e del merito, e perché siccome lui è ministro ha fatto sì che quel 9 diventasse 7. Io ho chiesto che differenza fa. Gli insegnanti mi hanno detto nessuna, perché è promosso lo stesso. Allora cosa sei venuto via da Roma a fare? Ma scusa, almeno te che sei ministro, un po' di autorevolezza ce l'hai o non conti niente? Non conti niente perché non incidi. Cosa cambia? È un cambiamento cosmetico. I ragazzi non hanno bisogno di cambiamenti cosmetici. Hanno bisogno di qualcuno che gli dia un'idea, ma che sia anche intransigente. Non siamo in una sorta di comunicare questa cosa della cultura liquida che ha fatto dei danni terrificanti. Terrificanti. Ma scusate, torniamo alla band inglese e questi che erano contenti di aver portato una tredicenne. Allora, io ho pensato, no? Woodstock, quante mamme c'erano? Secondo me non c'erano le mamme. Beh, perché qui c'era chi era a Woodstock o era grande o era scappato di casa. Perché è così che bisogna fare. Mi dimostri che quella cosa lì per te è imperdibile. La vuoi fare. Non ci dorme alla notte. E allora forse osi, osare, rischiare. Sapete queste parole che non si usano più? Ma certo che devi rischiare. Devi rischiare con l'amore, rischiare con un progetto di vita, con un viaggio, con una cosa. Ma se c'è tuo papà, tua mamma, tutti quanti che ti portano sotto e ti girano anche lo zucchero dentro il caffè, cosa osi? Cosa ti piace? Non lo sai più neanche te, perché basta che alzi la manina. Ci sono 4 idioti di adulti, tutti pronti. Dove vuoi andare, tesoro mio? Cosa vuoi prendere? L'iPhone nuovo? Eccolo qua, tutti lì. L'Apple sta là. Sono tutti lì, tutti i genitori di bambini che devono avere l'iPhone, perché sennò gli viene lo struggimento. Bisogna andare dagli psicanalisti. E infatti cosa abbiamo fatto? Il bonus per la psicoterapia. Ale, forza, perché chi sono i ragazzi degli psicolabili? E infatti quest'estate c'è stato un colpo di teatro meraviglioso. C'era Giorgia, studentessa, che si è messa a piangere, che ha detto che c'ha l'ecoansia. Davanti c'è il ministro che si è messo a piangere anche lui. Tutti piangevano. E io capisco, e quindi abbiamo tutti l'ecoansia, siamo tutti l'ultima generazione. Boh, non so, mio padre ha conosciuto il fascismo, il nazismo, la guerra. Forse era lui l'ultima generazione. Eppure è stata una generazione prodigiosa. Da quella generazione lì è venuto fuori Fellini, Antonioni, Calvino. Non era l'ultima, anzi... Hanno pensato di essere la prima, di costruire un nuovo mondo, in un mondo molto rotto, non forse per l'ambiente, anche se quando io andavo a Londra le prime volte negli anni 60 c'era una nebbia che non si vedeva da una parte all'altra della strada, ma questo non se lo ricorda nessuno, quella era si chiamava pollution. E quello è, perché le ciminiere andavano a carbone e anche il riscaldamento delle case. Però non voglio dire che siamo messi bene, siamo messi peggio, probabilmente sì, però cosa dobbiamo fare?
a parte piangere, poi a parte lamentarsi, poi io a quella ragazza che aveva una t-shirt chiedo: conosci Shane? I ragazzi sanno cos'è Shane. È un bel posto dove si compra la roba a buon prezzo, giusto? È un sito cinese, dove trovate una t-shirt che costa 6 euro. Quella t-shirt è stata fatta da degli operai in Cina che guadagnano 2 dollari al giorno, 17 ore lavorate al giorno, un giorno di ferie al mese. Quindi noi abbiamo indossato la schiavitù. Dà fastidio questo? Beh, se dà fastidio, basta non comprarsi 5 t-shirt ogni 3 mesi, giusto? Facciamo uno sciopero contro chi utilizza una schiavitù. Possiamo essere contro la schiavitù nel 2023 o non ce ne importa niente? A me piace quella roba lì e quindi se poi c'è un bambino che fa 100 t-shirt in Cina al giorno, si vede che è nato in un posto sbagliato. Vi dà fastidio quello che dico? È la pura e semplice verità. E allora, se vogliamo parlare di diritti, basterebbe non chiedere più le pizze a domicilio. Basta! Perché dobbiamo sfruttare un povero rider che va in bicicletta, che magari gli vanno le ruote dentro il tram e va a finire all'altro mondo? Basta! Vi piace la pizza? Andate a mangiarla dal pizzaiolo. Muovete il fondo schiena, andate lì. Non sfruttate la gente. Ma questo non ci piace, perché a noi la comodità piace ancora più del resto. Noi vogliamo star tutti fermi, non vi preoccupate, ci hanno già pensato. Inizio giugno Apple, Cupertino, California, hanno presentato il visore, è il New Deal. Voi pensate che l'azienda che ha più alto fabbricato al mondo, che si chiama Apple, butti via i soldi, investimenti di trilioni e trilioni e trilioni di dollari? Voi pensate questo? O voi pensate che quello che hanno presentato sarà il nuovo modo di comunicare? È la seconda. È un visore, cioè tipo maschera da sub, che non serve per vedere i pesciolini, ma per stare seduti su una poltrona. L'attacchi alla parete e fai così. Come Ray Charles, solo che non sapete suonare. Funziona così. Vi dispiace? Non lo so, vi dispiace? Vedere le Galapagos così? Ma andateci, no? Fate un viaggio senza avere la ricetta per il ritorno. Osate, fate. Mamma mia, tutte le stesse cose. Rifare all'ennesima potenza, uguale, soprattutto comodo, seduto su quel divano, mi vedo Netflix, mangio la pizza che mi porta un ragazzo indiano, mi prendo una t-shirt con un click che è fabbricata in Cina a due dollari al giorno, e poi dai, forza, ancora. Poi facciamo una bella manifestazione il venerdì per dire che il pianeta deve essere pulito con le t-shirt cinesi. È una contraddizione? Beh, mi pare colossale. Lo so che declinare i diritti dell'umanità è difficile, perché per esempio dovremmo essere contro l'Iran, visto che in Iran una donna con i capelli lunghi viene massacrata di botte. È vero o abbiamo avuto delle strane? Bene, e allora non dovremmo più commerciare con quel paese, giusto? Vedo il silenzio. No, tutti applaudono quando c'è i diritti di quella ragazza, siamo tutti d'accordo. Però se poi io dico che noi commerciamo con quel paese, anzi, se lo volete sapere, mi pare che l'ultimo dato del commercio estero sia più 18%, Italia-Iran. Poi c'è anche qualcuno recentemente, stranamente democratico, che ha detto che tutto sommato l'Iran non è male.
perché fa parte del BRICS. Leggetevi le cose, se volete poi vi do anche la fonte così rabbrividite. Perché? Perché io penso che c'è una questione di diritti. Io sono molto amareggiato perché io da ragazza sono stato in un teatro meraviglioso che si chiama Bolshoi, dove è nato il balletto più straordinario. Bene, un mese fa hanno proibito al Bolshoi di fare un balletto dedicato a Nureyev. Capito a che punto siamo arrivati nel 2023? Non si può nominare Nureyev, uno dei più grandi interpreti della storia. Sapete perché? Per via della sessualità. Perché voi siete così interessati a sapere cosa faceva il signor Nureyev la sera? A me no. A me francamente non mi interessa niente. Era un angelo. L'ho visto una volta, era una cosa meravigliosa. Ma cosa mi interessa a me della sua sessualità? Ma voi, ma quante sensualità pensate che ci siano? Due? O ce ne sono 8 miliardi? La mia idea è che ce ne siano 8 miliardi, perché ognuno ha una sua sensibilità nei confronti della sessualità. C'è un ragazzo, visto che qualche ragazzo c'è, che è venuto qua a Reggio Emilia a fare un concertino da così, quattro intimi, c'erano 120.000 persone. Lui si chiama Harry Styles, faceva il panettiere da ragazzo e adesso una star. Per citare l'ultima cosa che dirò poi. Bene, lui comincia i suoi concerti dicendo ai tanti, tanti ragazzi e ragazze che stanno lì una cosa semplice e bellissima. Io vorrei che questa sera ognuno di voi potesse essere libero di essere ciò che sente di essere. Applicate questa cosa e troverete la libertà. Non vi giudico per la vostra sessualità, per la vostra religione, per la vostra posizione politica, non vi giudico. Vi giudico, vorrei capire cosa fate, che cosa state inventando per domani. L'altro giorno ero in un liceo a Brescia, ho chiesto ai ragazzi e alle ragazze cosa vi farebbe alzare domani mattina un'ora prima. Io ci avevo la risposta, che sarebbe passione. Silenzio, poi si alza una e dice la sveglia, battutona, capito? La sveglia, ma questa ci credeva davvero che l'unica cosa che ti fa alzare un'ora prima sia mettere il telefonino alle 7 invece che alle 8, capito? Vuol dire che avete rubato i sogni ai ragazzi, ma c'è un sogno che ti fa alzare, che non ti fa dormire addirittura, che ti fa andare all'alba alla stazione, prendi il primo treno che ti porta in quel posto dove tu assolutamente non puoi non andare. Perché questo non viene seminato in una scuola? Si alza una professoressa arrabbiata, perché si arrabbiano con me, per fortuna, vuol dire che sono vive. Un insegnante si arrabbia, si alza e dice, ma lei manca di rispetto nei confronti dei ragazzi e delle ragazze, perché lei sta dicendo cose che non tutti si possono permettere. Letterale, virgolettato. Non tutti si possono permettere cosa? Un sogno? Cioè, i sogni costano? Hanno un prezzo? No, questo lo diceva qualcuno, che tutto ha un prezzo. Io non ho mai amato quella persona. Io non penso che tutto abbia un prezzo. Ah, perché esiste la dignità? Esiste la dignità di dire no grazie. Oppure, come se volete dirla in maniera più elegante, come diceva Melville, io preferisco che no. Lo scribano, grande, magnifica. Bene, io preferisco che no, quindi io non sono sul mercato. Io sono qua semplicemente, qua non ho un prezzo, vero?
sono venuto gratis, possiamo dirlo, sono contento, faccio quello che mi pare, volevo fare questa cosa, mi hanno chiamato e volentieri sono venuto. Ultima riflessione sul merito, mi fa anche lì molto pensare, la meritocrazia diventa abbassamento delle qualità. Perché? Perché non ci piace più la meritocrazia? Cosa c'ha? Cosa c'ha di così strano? Beatrice Rana è brava, ha merito. Punto. Vi dà fastidio? Non è stata aiutata da qualcuno. Non è stata raccomandata, non c'entra niente il merito con le raccomandazioni, anche perché si raccomandano le persone non di gran talento, perché chi ha talento non ha bisogno delle raccomandazioni, è vero? E quindi mi dispiace se un medico è stato selezionato perché è amico del segretario del partito, perché io voglio essere curato da persone che hanno merito, voi no? Noi siamo stati anche pazienti, non solo medici, siamo stati anche pazienti. Io mi sono anche spaccato la testa una volta. E quando ho visto il neurochirurgo, ho finito il mio coma, volevo vedere il sorriso e l'incoraggiamento di uno bravo, non uno che passa da sotto l'ospedale. Perché più bravo era e più mi dice: tranquillo Paolo, scendi da quel letto, tu ci credi, no? Ma se uno che non sa far niente, io non ce l'ho col CEPU, tranquilli, io ce l'ho con i genitori che mandano i figli al CEPU, si può dire? Giusto? Il CEPU è regolare, è perfetto, è amatissimo anche. Io penso che non fai bene a mandare tuo figlio a facilitarsi. È bene che facciano le loro fatiche. Ecco che il merito è una fatica. L'opposto del merito, cioè la mediocrità, è pericolosissima. Molto pericolosa. Chi è che farà il futuro? Ditemelo, chi farà il futuro? La gente ricca? No. La gente raccomandata? No. I fortunati? No. È colpa mia? No. È così, funziona così. È chiaro? Bisogna insegnare a chi è più giovane di noi ad essere forte, perfino strafottente. C'è una bellissima frase di un gran film che è il nuovo cinema Paradiso. Quando il vecchio Philippe Noiret accompagna il giovane alla stazione, ve la ricordate? È una scena meravigliosa, metaforicamente, un padre e un figlio. E il padre si sta staccando da quel figlio perché quel figlio prenderà quel treno e andrà. E il padre è lì che parla all'orecchio di quel ragazzo, cerca di galvanizzarlo. E c'è una frase un po' volgare, scusate che la dico qua, ma è fortissima. Lui dice: e mi raccomando, fottiti della nostalgia. È una frase molto siciliana, bellissima. Non cadere nel ricatto, non guardare indietro, vai ragazzo, vai. Per farlo ci vuole merito. E il merito si costruisce anche con delle cadute, con dei treni italiano, con una fidanzata che ti lascia. Tutto questo è occasione di riscatto. Il riscatto fa parte del progetto. Finisco con un signore che ho amato, molto amato, perché è stato rivoluzionario. 1949, finito. È finito? No. 1949, New York, arriva un giovanotto, apparentemente senza né arte né parte, sicuramente senza un dollaro, è figlio di
immigrati della Slovacchia, ebrei, scappati dall'Olocausto in tempo. Sono arrivati in America e sono andati a fare affari, piccolo commercio, Pittsburgh, città noiosissima per il ragazzo di cui sto parlando. Va a New York con qualche amico, abita alla 130esima, che non è esattamente un luogo molto prelibato, per l'appunto in un seminterrato, peggio padre. Ha fatto qualcosa, in realtà ha avuto una esperienza, lo dirà poi, straordinaria. Ha avuto la febbre tifoide, era bambino. All'epoca era un passo dalla morte, non c'era molto da fare. La mamma, disperata, gli aveva messo sul letto tutto attorno, tanti giochi e tanti quaderni e tante matite. Lui dirà: ho avuto una gran fortuna avere la febbre tifoide, perché ho passato un bel po' di tempo a capire che sapevo disegnare e che amavo disegnare. Solo quella febbre tifoide, quella difficoltà, mi ha fatto emergere la mia passione, perché la passione è figlia della notte, cioè del dolore. Bene, arriva a New York, aveva disegnato un po' di scarpe da donna, ma robetta, e aveva fatto anche un paio di copertine di un gruppo rock che nessuno conosceva. E lui dice: io devo andare assolutamente a parlare con una signora. E la signora è la direttrice di Harper's Bazaar. Harper's Bazaar era il mito, la rivista di moda più inarrivabile, più prestigiosa, più glamour, più... dite voi una parola. E questa signora era terribile, perché per gestire una cosa del genere non devi fare lo sconto a nessuno. Non si sa come, ma riesce ad avere un appuntamento. È una mattina presto e lui si presenta, questa volta alla Quinta Strada, si mette l'unica camicia, insomma, più o meno bianca che aveva, e va con un book, con i suoi disegni. Questa sbrigativamente gli dice: bene, giovanotto, cosa fai tu? E lui dice: il designer. Ah, hai fatto molte cose, moltissime, tutte balle. Lui non sapeva neanche cos'era il designer, comunque non aveva mai disegnato niente. E dice: quindi lei ha fatto già delle cose? Come no? C'è un book? Sì, sì, se vuole glielo faccio vedere. Gli dà il book, la signora, mito, living legend, apre e scappa fuori uno scarafaggio. Si alza alto così, urla: ma dove abita lei? E lui, calmo, in un posto dove ci sono molti ratti e diversi scarafaggi, cara signora. E lei vorrebbe lavorare qui? Esattamente. No, no, io voglio lavorare, nel senso che lavorerò qui. Questo la guarda e dice: sto ragazzino qua è prepotente. Ma il grande educatore sa distinguere la prepotenza e il talento. Dice: questo qua non me lo faccio scappare, racconta un sacco di balle, ma questo c'ha talento, c'ha coraggio. Venga qua domani mattina alle 8. Questo signore si chiama Andy Warhol. Ha cambiato l'arte contemporanea. Genio assoluto. E allora, quando i ragazzi mi dicono che ci vogliono i soldi, quando i ragazzi mi dicono che ci vogliono tutte queste cose qua, pensate a Andy Warhol, pensate allo scarafaggio di Andy Warhol. Meno di uno scarafaggio è difficile, eh? Vuol dire che non sei, non parti da zero. Infatti lui non partiva dal livello della strada, lui stava sotto. E quella cocciutaggine, quella voglia disperata di inventare qualche cosa, ti fa essere disperatamente qualcuno. Poi diventi Andy Warhol, diventi un buon falegname, uno che fa i violini, diventi quello che vuoi, un buon pescatore sul fiume, non importa. Ma quella passione lì la eserciti, perché la devi lasciare, perché ognuno di noi è ciò che ha lasciato ogni giorno.
e quell'uomo lì ci ha aiutato ad andare oltre anche molti pregiudizi, ci ha aiutato a vedere oltre, a vedere un orizzonte. I ragazzi devono avere un orizzonte di cui nutrirsi. Questa credo che sia la speranza, questo è anche il modo per essere liberi, per mettere insieme gente di religione, persone così come me, che sono un povero laico, però mi batto con voi, ho amato il vostro insegnamento. San Francesco non era normale, dai, non era normale, era, pensa, se fosse vissuto adesso l'avrebbero messo in una clinica. Dentro, uno che parla con gli uccelli, vieni qua tesoro, vieni qua, dai, qualche goccia la mattina, che dopo stai meglio, così diventi normale, non parli più con nessuno, è bellissimo, stai in casa chiuso, meraviglioso, così non rompi le scatole. Bene, meno male che ci sono stati dei rompiscatole come lui che ci hanno insegnato a vivere. Grazie. Grazie al professor Crepè per le sue parole, frutto di una lunga esperienza e anche che ci ha saputo trasmettere così bene. Io vi ricordo che la sua disponibilità va avanti ancora, perché sarà qua nello stand dei libri e sarà disponibile per firmare le copie del suo ultimo libro, Prendetevi la luna, di Mondadori. Grazie ancora. Vi ringraziamo anche Frate Indovino per le edizioni Frate Indovino, per averci aiutato ad organizzare questo momento. E poi vi ricordo che gli eventi del festival sono tutti gratuiti, ma stiamo in piedi grazie alle vostre donazioni, che sono possibili sia all'InfoPoint che al Caffè del Francescano. Poi vi voglio ricordare, soprattutto agli insegnanti che non hanno ancora firmato, che c'è un tavolino, trovate, seguite Alberto col cappellino arancione, vi guiderà dove potete firmare per i crediti. E vi voglio dare l'appuntamento agli altri eventi che saranno in questa piazza. Oggi pomeriggio alle 15.30 Il futuro sfida l'Europa, con Romano Prodi, Matteo Lepore e Agnese Pini. E alle ore 17, sempre qui in piazza, Se scarto l'altro, con Vittorio Lingiardi, Marcello Longhi e Bruno Rufolo. Ora, prima di salutarci, sullo schermo verrà proiettato un video sempre dedicato al calendario di Frate Indovino. Grazie a tutti e arrivederci ai prossimi appuntamenti. Buona domenica. Cari amici, pace e bene. Dal 1946 il calendario di Frate Indovino entra nelle vostre case, tra le vostre famiglie, per portare quella consueta parola benevola del Vangelo. Vi auguriamo di cuore pace e bene a tutti.